L'infarto miocardico è una patologia acuta causata dalla chiusura improvvisa di una coronaria per la formazione di quello che viene chiamato trombo, ovvero un grumo di materiale solido che ostruisce il vaso e impedisce il deflusso del sangue. Per poter ridurre i rischi di mortalità e di complicanze, la terapia dell'infarto si basa sulla riapertura il più precoce possibile della coronaria che lo ha provocato. Il tempo è dunque fondamentale per l'infarto, si parla infatti di patologia tempo dipendente, perché i risultati sono strettamente correlati alla tempestività con cui si interviene. L'angioplastica coronarica è la tecnica oggi più comunemente utilizzata in caso di infarto coronarico. Si introduce nel vaso un palloncino che, gonfiato in corrispondenza dell'occlusione, consente di posizionare uno stent, ovvero una maglia di metallo che si installa in modo permanente sulle pareti della coronaria, mantenendola aperta. Tale intervento, che di norma è poco invasivo, viene effettuato in laboratori di emodinamica che garantiscono la disponibilità H24, 7 giorni su 7 alla settimana, di un'equipe specializzata. Da inizio pandemia, nel marzo 2020, Regione Lombardia ha individuato alcuni centri di riferimento, chiamati HUB, per il trattamento dell'infarto miocardico e delle urgenze cardiovascolari. Anche la nostra SST 7 Laghi è tra gli HUB regionali per le procedure interventistiche cardiovascolari e ha risposto a questo impegnativo compito mettendo in campo un modello organizzativo che assicura rapidità di intervento, efficacia e sicurezza rispetto ai rischi di contagio da coronavirus, con percorsi separati per i pazienti Covid e non Covid. E proprio la paura del contagio ha indotto infatti un certo numero di pazienti con sintomi riferibili ad evento cardiaco acuto a ritardare l'allerta dei soccorsi. Questo ritardo ha spesso condizionato negativamente l'evoluzione della malattia e purtroppo in taluni casi ha determinato il decesso del paziente. Il messaggio fondamentale che vogliamo lanciare è dunque di non indugiare a chiamare i soccorsi in presenza dei sintomi classici dell'infarto: dolore al petto, allo stomaco, alla mandibola, alla schiena, con sudorazione fredda, malessere generalizzato, la mancanza di fiato, la sensazione di svenire il batticuore. Chiamate subito il numero unico 112 112 in modo che i soccorritori, appena raggiunto il paziente, possano attivare immediatamente il percorso di cura corretto, facendo in modo che l'equipe della sala di emodinamica più vicina venga preallertata e si proceda alla riapertura della coronaria nel più breve tempo possibile. Intervenendo tempestivamente, la percentuale dei pazienti che riescono a sopravvivere ad un infarto coronarico è molto elevata e questa è una buona notizia.